ancora nelle orecchie. Le campane di Cleulis e Timauche suonano l'unisono, un colpo dopo l'altro, senza sosta. E la voce convincente di Preflorio. Guardatevi attorno, non guardate me. Vedo tante teste, i fazzoletti di voi donne e tra gli uomini solo capelli bianchi. Ognuno di voi ha qualcuno in trincea, qualcuno che adesso manca da casa, dal paese. Timau, Paluzza, Cleulis, non c'è un uomo valido. Tutti al fronte, come è giusto, per difendere anche voi. Ma ora sono quei ragazzi lassù che hanno bisogno di noi, hanno bisogno di tutto, di pane come di munizioni. Ma chi glieli porta? Come i litoni costretti a far su e giù tutti i giorni, a lasciar la prima linea per venire a valle a prendere i rifornimenti? Soldati che magari vengono da Bologna, Roma, Bari, gente che non ha mai visto una salita, che non sa cosa sia una montagna. Voi di Timau, è vero, l'esercito vi ha allontanato dalle vostre case, vi ha dato degli austriacani solo perché ve la cavate bene con il tedesco, che è quasi come il dialetto che si parla qui. Un sospetto che vi ha offesi, per non parlare dei disagi. Scappar da casa propria come ladri. Qualcuno ancora con gli animali nella stalla, senza poterli accudire. Ma ora dovete far vedere quanto è grande quel cuore che vi batte in petto. Perché lo sentite battere, vero? Don Floreano non si smentisce mai. È sempre schietto, non sa fare giri di parole, ma le sa mettere bene in fila per penetrarti dentro nell'anima. Ha il sangue dell'albino che gli scorre nelle vene, è sempre al fronte, a dir messe a cura feriti. Se chiede il nostro aiuto, vuol dire che ci conosce bene e sa che non ci tireremo indietro davanti al bisogno. Anì, se no anche di Adaz, ai muri anche di fame. Anì, Anì. Andiamo, se no quei poveracci muoiono anche di fame. È questo il primo pensiero che ci invade, ed è molto più di una promessa. È un impegno preso con noi stesse. Caterina, Rosalia, Margherita, Virginia, Oliva, diciamo tutte di sì. Diciamo di sì perché quelli lassù potrebbero essere i nostri uomini, anche se magari sono nati a Palermo e non li abbiamo mai visti in faccia. Sì, sono i nostri uomini perché siamo madri, siamo mogli, siamo sorelle e combattono lontano da casa come i nostri mariti, i nostri figli, i nostri fratelli e danno negli occhi la stessa paura, lo stesso coraggio e la stessa voglia di vivere di tutti quei ragazzi lassù in prima linea. Un palmo sotto al cielo di Timau. Ma il passo sì, perché mi prende quell'impazienza di scendere.
quelle tre bestie di fratelli, due sempre in terra a fare la lotta, e Gildo che dalla culla pianta certi urli, allora mi dico che è la prova che ci sono, che ancora per oggi sono viva. Domani è fra una manciata di ore, in fondo, ma per chi può morire da un momento all'altro, sotto il fuoco dell'artiglieria austriaca, il tempo è una collana di attimi, granelli di presente tenuti insieme dal filo sottilissimo a cui è appesa la vita. Thank you.
non ci pensa, anche nei giorni di pace, quando il cuore s'allarga davanti a quelle cime maestose come cattedrali, la preghiera ti sale da sola fino alle labbra, allo stesso modo in cui l'acqua di sorgente sale in superficie dalle profondità della terra. E prima che il respiro diventi grosso con la salita, qualcuna azzarda una canzone. Le note si spengono con la fatica, ma quando il fragore dei combattimenti è più vicino ad ogni passo e la paura sale improvvisa quasi fosse una febbre, vorresti poterlo urlare il tuo canto per avere solo quello nelle orecchie e non il boato intermittente dell'artiglieria. Nuvole di terra ad ogni scoppio, l'aria scura, irrespirabile, sassi che schizzano ovunque e schegge, è la morte che gioca a dadi. Mille volte su questi pascoli e falciare, prima con mia madre e poi con Dorina,
E lei, che non era più grande di una capra, che voleva aiutarmi a badare ai fratelli. Ci porterò anche Gino, appena sarà grande abbastanza e questa guerra sarà finita. Ma proprio adesso ti viene a fare lo sgambetto questo ricordo. Forza, che domani è un nuovo giorno. E lassù i ragazzi hanno bisogno di noi, della nostra forza, del nostro coraggio. Anì! Il freddo ha già cancellato dal viso l'impronta del sonno, ma solchi neri, stampati sotto occhi dallo sguardo determinato, raccontano la fatica che viviamo ogni giorno e ogni notte. Nessuna parla, neppure la piccola Pasqua, cui la gerla pesante segna magari le giovani spalle, ma mai l'umore. Se ne sta imbronciata nel suo fazzoletto ben calato sulle orecchie, non voleva alzarsi, e la madre non riusciva a strapparla dalle coperte. Racconta che le faceva tenerezza, stava nel letto a protestare che le mancavano le scarpe. Allora aveva dovuto ingoiare un groppo la mamma e scuotere la ragazza con un «Muoviti! Lassù non hanno più munizioni, perciò vieni presto, alzati!» E poi aveva aggiunto «Altrimenti vengono i tedeschi!» Altrimenti finisci come la Pariese, che se gli sfiori la schiena con un dito ci trovi un solco. E
come un binario che scorre dalla clavicola alle spalle. Il mio indice ci sta dentro, giusto, giusto. È il corpo fiero che si fa plasmare dalla gemma come creta docile. È l'impronta del lavoro. Una lira e mezza a viaggio. Ora che ci penso, è la prima volta che qualcuno mi paga per un peso che porto sulle spalle fin da bambina. Ma ogni volta che affronto la salita del promozio con questa Santa Barbara sulle spalle, penso che pagherei io per poter tornare indietro su questi pascoli carica soltanto di gran turco, patate e fieno. Notizie di tuo marito? Ah sì, ho ricevuto una lettera proprio ieri. Sta bene, credo. È l'unica cosa che ho capito. La censura ha ripassato ogni riga. Ma io lo so come fanno così. Perché quello che vediamo ogni volta che saliamo, i cannoni che tuonano, i ragazzi che escono dalle trincee all'assalto, una corsa disperata contro un nemico che puoi quasi guardare negli occhi se riesci a scorgerli lì in mezzo al fumo. E cadono uno dopo l'altro, un tappeto di morti giù per i pendii. Arriverebbero a valle se non ci fosse il filo spinato a fermarli. Olina, Olina, stai tranquilla, calma. Ma che succede? È ora di andare. Sbrighiamoci. Siete già state al magazzino a prendere consegne al carico? Già fatto. Altra riga segnata sul libretto, presenze segnate, cariche segnati. Altra giornata, altro viaggio. Anin! Teniamo un passo tranquillo nel fondo valle, risparmiamo le forze per le salite. Non me lo dire. Dopo ogni tratto di salita mi pare che una mano fantasma mi nasconda un chilo di più nella cella. Non ci sarebbe niente di strano incontrare un fantasma sul nostro percorso. Qui le morti premature non le risparmiano nessuno. Potrebbe esserci intrappolata un'anima tra la vita e la morte sul nostro percorso. Basta, basta, Rosalia, non aggiungere altro. Ci sono già gli stari che mi mettono paura. Prendiamo piuttosto. Sono le ultime a caricarsele in spalla.
A molte l'amor di padre ha portato anche il moroso. E ben venga, perché un bacio strappato qui mette in scacco la morte e dona una speranza di più ed entrambi. Lei chiede al cielo di ritrovarlo vivo quando tornerà lassù. Lui chiede all'Altissimo di proteggerlo ad ogni suo passo. E insieme osano l'impossibile. Credere nel domani, desiderarlo, aspettarlo, come un bicchiere d'acqua in pieno deserto. E me mani, e me mani, maladitala, malavate, malavate, professà, che soggiorno. Già mio padre mi aveva fatto la gerla. C'era sempre lavoro, lavoro e lavoro. Non avevamo mai tempo per giocare. Altre volte me ne andavo su per i pendii dietro una vacca che si era allontanata troppo dalle altre. Ma mai una volta ho sforcato un sentiero soltanto per camminare. Perché magari era una splendida giornata di sole. O così, semplicemente per schiarirmi le idee. O magari per dare ascolto al cuore. Sarebbe bastato quello per farmi salire. Le volte in cui sono arrivata proprio in cima si contano sulla punta delle dita. E la prima in assoluto per me fu l'ultimo giorno di scuola. Avevamo appena finito la seconda elementare e la maestra ci portò tutti su. Non avevo mai visto la creta di Timau così da vicino. Fu lì che imparai quella parola tanto difficile che tante volte avevo sbagliato nei dettagli. Lo spartiacque, altro non era che il profilo maestoso delle montagne, il punto dove una goccia di pioggia rimane ferma un momento prima di decidere da che lato della montagna scivolare. Era una splendida giornata di sole quando feci quella scoperta e avrei dato un paio di scarpezze nuove pur di veder piovere. Ora, sulla cima, regna una sola parola. Quei chilometri di filo spinato e anime affastellate che chiamiamo fronte. Sono i suoi gesti erano più nervosi e
Più di una volta l'ho sorpresa a guardarmi. Poche parole rade, lasciate cadere tra un'Ave Maria e un mezzo sospiro. Mi osservava mentre mi infilavo il bracciale rosso, mentre cercavo uno scialle più pesante, mentre tirava via dal sacco che metto tra la gerla e le spalle qualcosa che mi pungeva. Poi, come sempre, col passo svelto di chi sta per affrontare a viso duro il freddo, ho infilato la porta di casa. Ma prima che me la chiudessi dietro le spalle, la mano calda di mia madre ha incontrato la mia sulla maniglia della porta. Aspetta, mi ha detto. Maria, oggi no. Quattro parole in tutto. La quinta è arrivata dal piano di sopra. Mamma! Dopo pochi istanti, il musetto di Dorina era già sull'uscio di casa a semiaperto. Le ho fatto una carezza e l'ho spinta in casa, fila dentro, che prendi freddo. Allora mi ha preso la mano, mi ha afferrato il polso e ha cominciato a dire: mamma, oggi no, non devi andare, resta a casa. Non me lo stava chiedendo, me lo ordinava quasi. Con quegli occhi asciutti e furiosi continuava a tirare il mio braccio con tutta la forza che aveva. Una forza sconosciuta per quelle dita gentili di bambina strette attorno al mio polso. Quasi mi avesse afferrato l'ultimo sul ciglio di un burrone. La presa salda della vita mentre già penzolavo nel vuoto. Ho sentito un brivido freddo in fondo all'anima e mi sono allontanata da lei. È tardi, il cielo già rischiara. Devo andare. E le ho voltato le spalle. Non lo so per quanto tempo sia rimasta così, in camicia da notte sull'uscio di casa aperto. Non ho più sentito la sua voce né quella di mia madre. I piedi mi ronzavano. Le orecchie mi ronzavano, i piedi sono diventati improvvisamente pesanti, il fiato corto. Anche se ero in pianura e non avevo che percorso solo pochi metri dall'uscio di casa. Con gli occhi della mente vedevo la figura di Dorina e quella stanca di mia madre diventare sempre più piccole mentre mi allontanavo. Non mi sono mai girata. Al deposito mi hanno riempito la gerla di ogni santa barba, come al solito. In questa giornata che da quando mi ha un po' messo i piedi per terra mi sembrava uguale agli altri giorni e invece mi è andata subito di traverso. Per quanto mi riguarda, potevano caricarmi una mitragliatrice e l'avrei portata su. Tanto, l'unico peso che sento oggi è questo macigno di pensieri che mi spezza il cuore. Questo accidente di nodo alla gola che non vuol sapere di andare giù. Riesco a malapena a salutare le altre a mezza voce. Mi pare che la mia bocca parli per me, che i miei piedi vadano da soli, che i miei occhi intuiscano il cammino senza vederlo veramente. Diventa inaspettato il braccio freddo della neve che mi urla le calze e mi fa affondare quasi alle ginocchia, ma sono grata a questa sensazione acuta di fastidio perché mi riporta alla vita. Sento la fatica ad ogni passo, il respiro diventare sempre più pesante, frequente, e i colpi gravi del cuore in mezzo al petto sono come sassi che cadono in fondo al pozzo. Una compagna mi dice qualcosa. Ci fermiamo, ha da fare i suoi bisogni, ma si vergogna davanti a tutte, così si allontana e ci chiede di aspettarla. Noi ci mettiamo al sicuro, protette da costoni di roccia, lei scompare. Va a nascondersi dai nostri sguardi, ma dimentica quello infimo del cecchino. Non faccio in tempo a formulare questo pensiero, a dargli una voce per metterla in guardia, che due colpi secchi tagliano l'aria. Non capiamo da dove vengono esplosi il fischio del parlato, lei
che uno di noi viene salvato dalla gerra. Continuiamo a salire. Valleggiamo il percorso in base alla neve. In certi punti non si può proprio passare. Arriva l'addome. Allora scendiamo ancora un poco e affrontiamo la montagna con un giro più largo, cercando di rimanere al protetto il più possibile. Marciamo così, per ore. Ognuno pensa a portare a casa la pelle, la propria e quelle delle compagne. La prudenza non va sempre d'accordo con la stanchezza, ma cerchiamo di rimanere lucide. Rosalia è sempre al mio fianco. Sento il suo sguardo sulla mia schiena che mi protegge il cammino, quasi fosse una preghiera. Saliamo. Oggi sono indietro col lavoro. Chissà se riuscirò come al solito a finire una calza prima di arrivare su. La stanchezza si fa sentire più del solito, ma almeno le mie mani rimangono acidi sui ferri e corrono. Appena mi riprometto che questo paio è perdurina. Glielo regalo stasera, mi dico. Le stampo un bel bacio sulla fronte appena attraverso la porta di casa. Sulla scia di questi pensieri, passo dopo passo e maglia dopo maglia, raggiungo finalmente le altre al fronte, assieme alle altre. Lì scarichiamo le gerle, come tutti i giorni. Tiriamo un sospiro, mangiamo un boccone e ci scambiamo quattro parole con i soldati. Qualcuno porta delle lettere, ma in più non sanno leggere, e le notizie su Paluzza, Cleonis, Paolà passano piuttosto di bocca in bocca. È un carico invisibile di premure e di raccomandazioni che andiamo a portare lassù, e partono da casa come una leggera farfalla incubabile, portando calore nel quotidiano orrore della guerra. Ma dura solo pochi istanti, è già tempo di scendere. A valle ci aspettano i lavori di sempre, il bucato da fare, il bestiame da radunare. E poi a scendere con questo gelo, dobbiamo stare ancora più attenti che a salire. Un passo in fallo e scivoli giù dal dirupo. Dobbiamo cercare di correre meno rischi possibili, perché dietro ad ogni roccia, ad ogni clivio che attraversiamo, scura, sulla neve candida, diventiamo come dei bersagli semoventi. Qui è troppo scosceso per prendere in mano i ferri. Aspetteremo che ci abbassiamo un po' di quota. Se avessi visto Rosalia la scena che mi ha fatto Dorina stamattina, non voleva farmi partire. Mi tirava per il braccio e diceva: mamma, oggi no, non te ne andare, resta a casa. Mi ha strappato il cuore e tutto il giorno mi porto questo peso in fondo all'anima. Non te la prendere, è una bambina che sente la tua mancanza. Dai che fra poco potrai riabbracciarla un'altra volta. Sì, ma di solito non fa mai così. E poi sono preoccupata, Rosalia. Ho fatto un brutto sogno stanotte. Ho come il presentimento che possa succedere qualcosa a me o al mio bambino al fronte. Siamo diventate dei bersagli ancor più dei nostri soldati. Lo sai che potrebbero colpirci da un momento all'altro. Lassù non smettono mai di sparare. E scendere sotto questi tiri sta diventando sempre più difficile. Ecco manca Promosio. Mi sembra di intravedere il verde dei prati anche sotto questa neve. Siamo a metà febbraio, la primavera non è così lontana. La fine della guerra, chissà. Almeno non sprofonderemo come oggi. Siamo quasi a mal passo. Il sole è già alto da un pezzo, qui potrei riprendere in mano i miei quattro ferri. Io ho di nuovo fame, Rosalia, e tu? Anch'io un po' di fame. Dovrei aver avanzato un pezzo di pane nella gerla. Dai, fermiamoci un attimo. Aspetta. Tolgo l'ingombro. Così. Agile i movimenti.
soccorsi prestati dai soldati e dall'amica Rosalia, Maria fu trasportata in barella a Valle e poi all'ospedale militare di Paluzza. Non sperò la notte. Il marito Giuseppe era al fronte e non fece in tempo a salutarla. Era la notte tra il 15 e il 16 febbraio 1916. Le sono rimasta accanto durante tutto il viaggio a confortarla, come faceva lei quando portava un ferito a Valle. Maria voleva essere riportata a casa per rivedere i suoi figli e la madre. E se morire doveva, voleva morire nel suo paese. Chialami sui miei cruzi, guardate sui miei figli. Queste furono le ultime parole di Maria prima di svegliersi.